Caro Tiziano, Lukaku all'Inter, io sono non campione, ce n'è più. Io sono campione d'Italia. Eri campione d'Italia. Sono campione d'Italia. Sono campione d'Italia. Lukaku all'Inter, sì, e sono cambiati allora gli equilibri. Ha vinto tutto con Lukaku. Per me sì. E non solo Lukaku. La bestia nera dei derby del Milan. Ha fatto 8 gol del Chelsea. E un altro interista vicino a te, Filippo Tramontana. Ciao Filippo. Ciao Barbara, buonasera a tutti. Ciao ciao. Francesco Pini è qui con noi, buonasera Francesco. Ciao, buonasera Barbara, io dovrei salutare per Tiziano una signora che si chiama Barbara Pogliaghi, mi dice di salutarti perché è la professoressa del Gonzaga dei tuoi figli. Ah, grande. Saluta. Grazie, saluto. Saluta. La salutiamo. Grazie, tutti. Barbara, per tutti. Poi si chiama come me, quindi la saluto. Esatto. La saluto anch'io, ciao Barbara. Andiamo a Torino da Marcello Chiavo. Sono stato autorizzato personalmente da Brambati, dopo una telefonata che ha fatto lui con una persona non del mondo del calcio attuale di più, che è impegnatissimo tuttora con una squadra importantissima e che ha avuto a che fare con Dybala nel periodo sia alla Juventus che dopo, perché le cose vanno chiarite e bisogna capire poi il perché di certe cose, perché ad oggi si vede il prospetto di un giocatore che ci sta rimettendo la faccia con i tifosi della Juve, piano piano lo capiranno, che non era un capitano ma era un giocatore comunque attaccato ai soldi. E questo si capirà perché se lui sarà costretto parte, a firmare però, a meno soldi per altre squadre, evidentemente il vaso di Pandora poi verrà scoperchiato. Ma è vero o no che il Milan ci sta seriamente pensando a Dybala, Tiziano? C'è un'offerta di 7 milioni per 3 anni più una prelazione sul quarto anno, eccetera. È una trattativa, attenzione, che non vuol dire nulla. Quindi questo è un dato di fatto. Francesco, me lo confermi? Lo confermo, poi sapremo essere anche più precisi sui dettagli, perché Milan ha scelto, diciamo, una strategia per poter arrivare a Dybala un po' particolare. Il Milan come filosofia non partecipa ad aste di nessun tipo, poi vi spieghiamo nei dettagli di che cosa si tratta. Perché chiedi la conferma a Francesco? Perché non ti fidavi di quello che dicevo io? Io mi fido ciecamente. E allora se ti fidi ciecamente, è vero Francesco? No, secondo te dico delle cazzate. Una cabina mercato super aggiornata. Una cabina mercato, allora, gli poni un'altra domanda con lo stesso significato. Però attenzione. Ma è vero Francesco, come per dire, Tiziano Crudeli sta dicendo delle cazzate? Volevo che confermasse esattamente. Ma perché che deve confermare? Perché se l'avesse chiesto a me io avrei detto credici. Io mi fido di quello che dice Tiziano, come mi fido di quello che dice Filippo, perché ovviamente loro sono molto vicini all'Inter, al Milan, però se ci fosse veramente un'offerta, 7 milioni per 3 anni / 4, penso che Dybala avrebbe già firmato. Lui oggi rischia di essere l'unico parametro zero che va via da una squadra e va a prendere meno soldi rispetto a quelli che pigliava prima e rispetto a quelli che gli hanno stati fatti. Questo forse l'ha voluto un po' lui e il suo agente. Che è peggio. No, il suo agente è quello. Però il possiamo dire qualcosa anche noi, a chi ti che si parla anche di Inter. Sempre. Bravo, vai Fili. No, perché qua ha parlato la Juve, ha parlato il Milan, però... avete parlato fino adesso voi? È stato un monologo Inter, lo sai? Da quando è arrivato Lukaku? È finita la festa. Perché è un'operazione pazzesca questa? È un'operazione pazzesca? Non è pazzesca. No, puoi passare Marotta come il Santone? No, è l'incubo 20 del milioni Milan. In prestito per un anno. Ragazzi, non mi santificate Marotta quando fa un'operazione che non è un'operazione vantaggiosa. Un prestito a 20 milioni mettiamo tutto nel calderone. Vuoi dirlo adesso o dopo la pubblicità? Come te la senti? Qualcosa di replico adesso. Vai. Allora, su Dybala, per carità, ognuno ha le sue informazioni, io forse sono quello che ha meno informazioni di tutti, quindi mi rimetto a quello che è stato detto fino adesso. La sensazione che ho è che Marotta con Dybala da sempre ha un grandissimo rapporto, che Dybala non solo ha un grandissimo rapporto con Marotta, ma anche con qualche altro dirigente dell'Inter, anche per, vicinanza. E credo che se Marotta inizia una trattativa con un giocatore di questo peso tanti mesi fa e Dybala stessa cosa, insieme organizzano un progetto. Non credo che lo facciano saltare per 500.000 euro, che tra l'altro di cui avranno già parlato prima.
Quindi, per carità, io ripeto, sicuramente gli altri sono più informati di me, quindi io do solo una sensazione. Però, insomma, io secondo mi sento te molto tranquillo. Ma io non... Sarà dell'Inter, cioè, cerchiamo di capirci. Il fatto che sia stata fatta un'offerta non vuol dire che certo, tutto è codificato, Dybala andrà al Milan o compagnia bella. C'è un'offerta in essere e poi sceglierà Dybala chi riterrà più opportuno. Va bene, continuiamo a parlarne subito dopo. L'amo di Dybala, forse Dybala al Milan, forse all'Inter. Allora, Filippo dice no, secondo me no, è impossibile che Dybala, dopo tutte le trattative, comunque... Non ho detto che è impossibile, no, però no, ti sembra... Impossibile non c'è niente. Esatto, soprattutto io nel calcio. Io ritenevo impossibile che Lukaku tornasse all'Inter in prestito, l'ho sempre detto, per me è follia, invece è successo, quindi impossibile non c'è niente. E a te piacerebbe Dybala in squadra? No, non mi dispiacerebbe sicuramente. Si tratta di trovare l'assetto tattico più funzionale alle sue caratteristiche. Perché vedi, le riserve che fanno gli addetti ai lavori su un tridente che sulla carta può essere straordinario, Lukaku, Dybala e Lautaro, il problema è di come disporle tatticamente, insomma. Dice sì, sono forti, sì, però sono forti, ma messi tutti insieme messi è tutti dura. Insieme bisogna, poi soprattutto Dybala è un anarchico tatticamente, quindi bisogna trovare il posto giusto in qualsiasi squadra andrà, insomma. Trovi il posto, Marcello, tu cosa ne pensi? No, volevo solo dire a Tiziano, ma glielo trovi il posto perché lui fa quello che vuole in campo, non è riuscito Allegri a tirare fuori un posto. Punto. Cioè lui è veramente, come dici te, anarchico, va dove vuole lui. Ma dove vuole lui, quindi non c'ha, tu non hai una collocazione per Dybala. Per quanto riguarda il discorso dell'Inter, beh, il discorso dell'Inter è un discorso vecchio, cioè non è una cosa che è maturata soltanto in questi ultimi mesi. Il corteggiamento di Marotta è da lungo tempo che c'è. Io dico solo una cosa, che loro rimangono in pole per la faccenda di Dybala. Mi stupirei che non andasse più all'Inter Dybala, però Dybala, secondo me, Filippo, si è accorto di una cosa, che in questo momento lui, col rientro di Lukaku, con Lautaro che è rimasto lì, non è stato venduto, che lui fa panchina. E quindi c'è, cioè, lui che vuole essere il primo attore all'interno di una squadra, sai, sta un attimo così. Ecco perché adesso viene fuori la storia della trattativa del Milan, perché c'è, cioè, sta cosa di dover fare panchina, lui secca. Seccava già la Juve, figura che potrebbe essere stata proprio un'idea di Dybala, pensare a qualche altro club. Io non sono d'accordo con Marcello, nel senso che se tu sposi un progetto come quello dell'Inter, che mi sembra abbastanza evidente, ci sarà sicuramente una cessione importante, questo lo sappiamo, però mi sembra evidente che sia un progetto per cercare di rinforzare la squadra e di alzare il livello e magari tornare a vincere uno scudetto che l'Inter quest'anno ha perso, quindi l'obiettivo è quello di alzare il livello tecnico della squadra. Certo. È chiaro che se tu hai una squadra sempre più forte e i giocatori vogliono stare in una squadra forte che vince, hai bisogno di gente, tanta gente forte. Abbiamo visto quest'anno che con qualche problema a metà campo non abbiamo avuto i cambi. Non credo che Dybala, nel momento in cui arriverà, sarà il panchinaro. Dybala, Lukaku e Lautaro partono allo stesso livello, ci saranno tantissime partite, giocheranno tutti, Inzaghi anche con Sanchez, Correa e Dzeko li ha fatti girare tutti, non ci sarà, forse Lukaku sarà un pochino più titolare degli altri perché ha caratteristiche sue particolari, ma non ci sarà chi è secondo a qualcuno tra Dybala, Lukaku e Lautaro. Tutti quindi, allo stesso livello. Ma scusate, ma posto il Liverpool per tutti, quando è venuto a Milano sullo 0-0, stava giocando con Mané, Salah e il terzo non mi ricordo, forse era Diego Jota. Sono usciti, sono entrati Diaz e Firmino. Cioè, se tu hai una squadra forte, di punte forti, ce ne hai 5, Firmino entra dalla panchina e risolve la partita. Ma il ragionamento fila, è giusto quello che stai dicendo. Ma gliel'avranno detto Dybala. È che tu non conosci Dybala. No. Dybala è un egocentrico, è uno che vuole a tutti i costi. Cioè, addirittura lui avrebbe voluto che non arrivasse Ronaldo alla Juve, perché lui si sentiva oscurato da Ronaldo, come si sentiva adesso oscurato da Vlahovic perché la Juve punta su... Cioè lui è fatto così. Ho capito, non deve andare proprio a giocare in un club per essere la super. Marcello, punta, hai ragione, però Dybala... È vero che la Juve è stato oscurato da Cristiano Ronaldo, ma l'Inter necessita di un calciatore alla Dybala, perché quest'anno se c'è stato qualcosa con no, il quale... Mario, il problema non è... Metto in dubbio, noi siamo stati carenti in fantasia. Ma il concetto è un altro. Ma no,
ma lui no, ti sta dicendo un'altra cosa. Sia, scusami, sia tu Mario, sia Filippo, avete ragione. Il problema è che voi non avete ancora presente come è fatto Dybala. Quando lo avrete lì vi renderete conto dei casini. Non bisogna confondere l'aspetto carino e simpatico di un giocatore con quello che poi è in realtà il carattere o le caratteristiche. Cioè il discorso è tra Dybala, intanto Inzaghi gioca come Conte con 3-5-2, quindi due sono le punte. Quando tu cominci a mettere in panchina rotazione Dybala, perché tra Lautaro e Lukaku saranno loro due titolari, qualora rimanesse anche Lautaro fino alla fine, Dybala si troverebbe di nuovo in una stazione di scomodo, creerebbe dei malumori all'interno dello spogliatoio. Ad oggi non firmerà mai a quelle cifre, perché a 5 milioni non è quello che vuole, e Antun continua a spingere per avere molto di più. Per quello dicevo che se c'è un'offerta vera del Milan a 7, sarei sorpreso che ancora oggi non avesse firmato. 5. Chi è che dice 5 più buono? 5 più buono. Ah, ma chi l'ha detto? No, infatti. Chi l'ha ragazzi, detto sono 5 più buono. Ma assolutamente no. Allora, dato che qua le voci sono sempre discordanti e si racconta un po' in giro, ognuno ha la sua versione dei fatti, andiamo su quella che arriva dalla Juventus del giocatore, ok? Dybala, quando 2 anni fa era già stato venduto allo United in cambio di Lukaku, che avrebbe fatto saltare anche l'arrivo di Conte, perché Lukaku era una condizione sine qua non nel contratto di Conte, e quella famosa chiacchierata 3 con Zhang in Cina, Conte con Marotta, già dimissionario prima di iniziare ad allenare. Verissimo. Era perché Lukaku doveva arrivare a tutti i costi. Perché Lukaku non è arrivato? Perché per 3 giorni, mentre Dybala era a Buenos Aires, ha spento il telefono ed è caduta lì la forma del contratto. Finita. Ok? Andiamo alla seconda volta, quest'anno, a ottobre, il secondo rilancio per il contratto e per il rinnovo, a 8 milioni, a ottobre, Antun esce dalla sede della Juventus e nella stessa settimana si presenta da Marotta all'Inter a offrirsi a più di 8 milioni. Perché all'epoca ne volevano 10, poi erano scesi a 10, da 15 a 10. Arriva bene, è arrivato a saperlo. A gennaio è andato su Vlahovic. Quando si sono rincontrati a fine febbraio, primi di marzo, la risposta è stata: mi dispiace, ma questo qua abbiamo preso un'altra strada. Con l'offerta dell'Inter? Cioè, no, è per farti capire che con Antun, che è un procuratore che non è un procuratore. Perché sì, il problema... ma l'Inter non ha. Ma ho capito, Fra, ma sono si d'accordo con te, ma non ha offerto 5 l'Inter. No, andrà a finire. Il problema è che Siviglia e Dortmund, che erano le uniche due estere che lo volevano, non sono appetibili secondo il suo procuratore. All'Inter o al Milan avrebbe sicuramente voglia di andare, nonostante abbia dichiarato lui stesso, 3 anni fa, ma all'Inter per rispetto ai tifosi della Juve, e poi piangi. Quindi chiederei ai tifosi della Juve di aprire gli occhi su quello che poi succede nella vita, perché se tu dici no, o fai come Koulibaly che rifiuti 10 milioni l'anno, ma ho capito, questo è quello che voi avete vissuto con Dybala. E io capisco che voi conoscete Dybala, che conoscete questo lato di Dybala e che siete arrabbiati con Dybala, no, che capite il personaggio. Io non sono arrabbiato. No, però non capisco questo, cosa c'entri con l'offerta che l'Inter ha fatto. Ma perché ad oggi, secondo te, una volta preso Luca, cioè l'Inter tra Lukaku e Dybala, chi avrebbe scelto fin dall'inizio? Ma non c'è, Dybala è una cosa diversa. Secondo me da Lukaku avrebbe... sono due cose separate. Li ha scelti contemporaneamente, cioè, perché all'Inter no, manca... No, non è vero Mario, all'Inter. Non è vero. No, tra Lukaku, vincitore di uno scudetto dal dominatore, all'Inter, ma ragazzi colori, tu prendi Dybala, sono ma sei matto? Sono due giocatori Dai, diversi e complementari. Vai serio, adesso non mi dire che Dybala ti vale Lukaku. Allora, sono diversi allora, se tu sei e complementari. Se tu sei Antun oggi e vuoi fare procuratore serio, vai all'Inter e dici: quanti scudetti ha vinto Lukaku? Uno? Io ne ho vinti 5. Ma allora, non c'è... date 8 milioni a lui, ne voglio 8 anch'io. E non si sì, usa mai la cosa. Ma non è questo. Questo dovrebbe succedere. Il con discorso un non è questo. Serio? Il discorso okay. È che qua si sta parlando del fatto che se arriva Dybala qualcuno debba fare panchina. Ma certo! Secondo me ma no, certo. Perché state omettendo la possibilità da parte di Simone Inzaghi di rivoluzionare no, il gioco dell'Inter. Ma assolutamente no! Allora, ti sbagli. Allora, per quanto mi riguarda, l'anno scorso la Simone Inzaghi con lui ha pagato lo scotto di non Mario, essere stato capace di reinventare la squadra. Ha quest'anno, fatto il bello e il cattivo tempo. Ma allora, quando non c'era lui, se non correvano gli altri 10, era un disastro. Ma l'anno scorso è stato imputato ad Inzaghi di non avere la capacità di giocare in maniera più difensivista, come faceva Conte, ma eccetera. Non è Conte Inzaghi, ma perché l'Inter non ha mai avuto giocatori né di fantasia e né di velocità. La lezione è stata imparata quest'anno e col calciomercato stanno mettendo qualche dato a proposito dell'Inter. L'Inter ha segnato 84 gol in campionato, certo. L'attacco più forte esatto. Del campionato. Senza ha subito 32 gol in difesa, la seconda miglior difesa dopo il Milan e il Napoli. Quindi vuol dire che l'assetto tattico voluto da Inzaghi ha prodotto in termini numerici dei risultati.
poi ha sbagliato qualche partita e su questo si potrebbe anche discutere. Io per esempio con Mario però su questo non dire, sono d'accordo. Attacco più forte, difesa più forte e allora? Per me, riagganciandomi al discorso di Tiziano. Come non è andata così? Sì, per me non 84 è... gol e 32 no. sono dati di fatto. Tu non prendi Dybala per me, tu non prendi Dybala per aggiungere Dybala all'attacco. Tu prendi Dybala perché hai bisogno, come prendi Lukaku, perché hai bisogno di più alternative certo. forti. È come vero, a centrocampo vero. Vai a prendere le alternative titolari, che è quello che ci siamo persi l'anno scorso. Se vuoi alzare il livello, se vuoi alzare il livello devi prendere giocatori forti. Il punto qual è? Che Inzaghi quest'anno, e questo è un dato di fatto, ha dimostrato, nei suoi, oltre ai suoi qualche errore che probabilmente è costato qualcosa, ma ha dimostrato di saper girare tutti. Non è una questione di chi inizia o chi finisce, una volta inizia uno, una volta inizia quell'altro in base alla partita, all'avversario, alla stanchezza, alle squalifiche, al modulo eccetera eccetera, ma in corso entrano tutti, è entrato Sanchez, Lautaro è uscito un sacco di volte al minuto 60 per far giocare 30 minuti Sanchez che cambiava la partita, una volta inizia Dybala, esce Dybala, entra Lautaro, è oggi. Così Inzaghi è un dato di fatto. Quest'anno ha interpretato l'Inter così con Sanchez, ma figura di Dybala, non aveva uomini per fare il contropiede, per partire da centrocampo. Il 3-5-2 è 4 anni che l'Inter sì, usa, ma l'Inter si è affidata alla fantasia di un calciatore che è. Però è vero che Dybala è un po' ma prima se cambi Calhanoglu con Dybala ci vai a guadagnare. Sanchez ha finito la carriera praticamente se non fosse ma a noi dobbiamo vincere, non dobbiamo perdere. Sanchez allora. Deve ringraziare l'Inter e Marotta, gli hanno fatto un contratto importante, un sacco di soldi per fare il panchinaro. Sanchez ha le condizioni, Sanchez non ci viene. Ma allora, deve ringraziare Conte. Visto che vi piace così tanto questo discorso, Sanchez deve ringraziare Conte. Vi devo fermare perché sono già in ritardo con la pubblicità. Ne riparliamo subito dopo, ok? Mi raccomando, state. Effettivamente ci sia pronto un'offerta del Milan per Dybala, è vero. Il Milan però come politica societaria non partecipa ad aste, il che significa che in questo momento sta aspettando. Aspetta che cosa? Aspetta di capire quali saranno le condizioni di Dybala nel mese di luglio. È evidente che se davvero l'Inter dovesse per mille ragioni non riuscire a completare a stretto giro l'acquisto di Dybala, per il motivo più facile da immaginare perché non riesce a vendere quei due attaccanti dei quali si deve liberare, diciamo due tra Correa, Sanchez e Dzeko, poi possono essere l'uno per l'altro, ma un paio dovranno ovviamente partire per lasciare spazio certamente a Lukaku che arriva, ma anche a Dybala. A quel punto la situazione per il Milan potrebbe essere molto particolare, perché il paradosso è che Dybala si troverebbe senza squadra di fatto a partire dal primo di luglio, con l'unica squadra italiana che poi è la sua vera, il suo vero desiderio è quello di restare a giocare in Italia, che potrebbe essere la Roma. Roma che però non può permettersi certi ingaggi, Roma che ci risulta non sia una destinazione così gradita al giocatore. Ecco allora che il Milan potrebbe farci un pensierino per provare a entrare, a quel punto sfruttare una situazione diciamo di stasi, di stand by un po' generica, certamente offrendo a Dybala meno di quanto offrirebbe l'Inter, meno di quanto aveva offerto la Juve, perché a quel punto ovviamente il giocatore si troverebbe un po' spalle al muro nel dover tra virgolette accettare per forza di cose l'unica offerta a quel punto plausibile. Una domanda però, se l'Inter rifiuta, se Dybala rifiuta l'Inter, aspetta Marcello, aspetta un secondo Filippo, volevo fare una domanda a Francesco riagganciandomi al suo discorso, ma se Dybala rifiuta l'Inter perché non arriva l'offerta giusta, perché dovrebbe accettare il Milan che fa un'offerta minore? No, non è Dybala che rifiuta l'Inter, è l'Inter che non chiude per Dybala. E quindi è diverso. Pur di non rimanere, cioè, che senza Dybala, squadra, che Dybala cosa gradisca fa? La destinazione potrebbe Inter, anche essere. Che Dybala gradisca la destinazione Inter è un dato di fatto, perché effettivamente l'accordo con Marotta c'è, le parti si sono già incontrate, lo stesso Antun uscendo dalla sede 2 settimane fa ha detto è stato un incontro positivo, quindi è tutto apparecchiato perché Dybala e l'Inter vadano all'altare e si sposino, su questo non ci sono dubbi. Però l'Inter deve vendere, l'Inter deve liberare dei posti in attacco, in questo momento non c'è spazio per Dybala. Se la situazione per mille motivi, perché Sanchez rifiuta tutte le offerte che gli arrivano, perché l'Inter non vuole pagare 4 milioni di buonuscita a Sanchez, perché non ci sono offerte per Correa, perché Dzeko sta bene a Milano e non se ne vuole andare, per mille motivi, a un certo punto Dybala stesso si troverebbe nelle condizioni di dire se io non riesco ad andare lì cosa faccio, resto senza squadra? E solo in questa circostanza e in questo quadro molto particolare il Milan potrebbe farci un pensiero e provare a inserirsi a quel punto alle sue condizioni e non più alle condizioni di Dybala, ma che l'Inter resti favorita è fuori di dubbio. Però scusa, velocissimo prima di Marcello, faccio velocissimo, mi risultava
non so, poi magari mi sbaglio, che però con Vidal e Sanchez ci fosse per l'Inter nel contratto la possibilità di rescissione unilaterale con metà dell'ingaggio pagato. Quindi non capisco... Quanto prende Vidal? Vidal quest'anno prenderebbe 9,5. Ragazzi, quest'anno. Secondo voi Vidal è uno che rifiuta... Cioè, rifiuta la metà dell'ingaggio? No, appunto. O si pianta a Milano con le unghie, con i... No, ma è unilaterale, cioè dice no, l'Inter. Se l'Inter dà 4,5 milioni, lo libera. Si libera. Non no, no, ma l'opzione sì, unilaterale... Ah, ok. Sì, sì, è così. L'opzione... No, però, Fra, ascoltami. L'opzione è unilaterale. Una sorta cioè di buona uscita. L'Inter ha il contratto con Vidal e l'Inter può liberare Vidal pagandogli metà dell'ingaggio che percepisce quest'anno. E perché non l'ha così fatto? Come lo fa? E perché non lo fa? Perché non l'ha fatto? Perché sta aspettando di vedere se Vidal trova squadra e magari riesce... Ma Vidal, ragazzi, prende 9 milioni, non si schioda a Milano. No. Ma figurati, c'ha già la maglia una volta del Flamengo, una volta sì, a 3 milioni, Boca Juniors. E lascia di 6. No, ma i 4 dell'Inter li prende. I 4 dell'Inter li prenderà. Scusa, non mi sono sfatto. No, ma ho capito benissimo cosa intendi. Ma non è che Vidal è scemo. No, ma io credo che sia, se fosse così sarebbe già andato. Ma no, ma ci sono anche dei tempi tecnici burocratici. Allora, quali? Se fosse così, tutti avrebbero già comprato tutti. Ma no, perché, cosa vuol dire? Siamo al 23 giugno. Scusami, Vidal è un anno che si parla. Il contratto finisce il 30. Ma Vidal è un anno che si parla della cessione, giusto? Sì, ma ok. Se è unilaterale. Ed è unilaterale, fra, uno si accorda. Fra, è unilaterale nell'ultimo anno di contratto. L'ultimo anno di contratto parte il 1° di luglio. Non parte il 23 di giugno. Non puoi fare una risoluzione su questo tipo di base il 23 di giugno. La devi fare per forza di cose il 1° Se così sì. Vediamo, se è così, è vediamo, così però io ho i miei dubbi che Vidal accetti. Ma no, non è così, ma è unilaterale, c'è scritto sul contratto. È così, gli devi dare metà dell'ingaggio. Hai visto il contratto? Quindi così è. Ne ho sentito nessuno parlare. Nessuno ha visto il contratto di nessuno, Fra. Ragazzi, no, ma è così. Allora, Fra, non possiamo parlare di mercato, ragazzi, perché nessuno ha visto il contratto di nessuno. Nessuna realtà sa nulla, quindi di certo non c'è niente. Se mi butti la cosa su, hai visto il contratto, ti dico ovviamente no, ma allora se dobbiamo fare su, hai visto il contratto, non parliamo di niente, perché nessuno ha visto il contratto di nessun giocatore. Allora, però mi sembra, ci dobbiamo fidare di quello che ci dicono. Mi sembra folle, conoscendo il passato di Vidal, pensare che Vidal accetti all'ultimo anno un unilaterale con la metà dell'ingaggio. Improvvisamente i giocatori che per anno hanno preteso fino all'ultimo centesimo all'Inter vanno a regalare i soldi. Fatemi sentire un attimo Marcello, che non lo sento. È tutto merito di Marotta, allora, che prima era un pezzato per dire. Il 1° luglio avremo la verifica. Cioè il 1° luglio, come dice Filippo, parte l'unilateralità del contratto. A quel punto il 1° luglio avremo il dado, sarà tratto per Vidal. Però per quanto riguarda ancora Dybala, io la cosa che trovo inconcepibile è che un giocatore come Dybala non abbia ancora una squadra al 23-24 di giugno, dopo che si è liberato praticamente. Ce l'ha, ma infatti mi stupisco che non abbia ancora hai certezze, non hai dubbi, non hai dubbi, ma perché hai certezze sul tempo, bisogna dare. Ma scusa Mario, ma se Totti che non credo che sia l'ultimo arrivato parla ancora adesso del fatto che se fosse per lui proverebbe a convincere Dybala, vuol dire che sul mercato c'è ancora. Se Francesco ti dice che è tutto apparecchiato, probabilmente questo non apparecchiamento momentaneo, ok, o questa cena che non si sta svolgendo, è dovuto al fatto che improvvisamente ti sei trovato un regalo dal cielo, che poi il regalo non è, che è Lukaku, che è un prestito secco a 20 milioni, torna indietro. Ma secondo me Dybala sarà contento di quel regalo, magari altre soluzioni anche lui, anche perché se vuole andare a vincere deve avere giocatori forti. Ma si dovrebbero incontrare tra qualche giorno, Dzeko va via zero. Secondo me chi andrà via alla fine è Correa. E Dzeko rimane lì a fare il quarto attaccante. Per me chi sicuramente andrà via è Correa. Ragazzi, sì, però la cosa inconcepibile di Super Marotta è un'altra. La cosa inconcepibile di Super Marotta è che hai un giocatore a parametro zero come Dybala, che tu conosci in maniera totale a 360 gradi, che si è liberato dalla Juve, che vuole venire all'Inter, e tu non hai ancora messo sotto contratto, aprendo la possibilità ad altre squadre di inserirsi. Una volta Marotta, perché probabilmente rispetto a noi hanno delle certezze. Magari hanno delle certezze che noi non abbiamo. Ma Marcello, stai partendo dal presupposto che l'Inter non abbia delle certezze, hanno delle alternative. Mario, che ne so. Mario, lui ragiona in questo senso. Che ha proposto 7 milioni, tra l'altro il Milan ha fatto una proposta in questo momento più alta di quella dell'Inter, che pareggia quella che aveva la Juventus, aveva Dybala, la Juventus Dybala prendeva 7 milioni e 2, non è che prendesse di più.
Quindi il Milan ha pareggiato praticamente quell'offerta, quello dice quello che prenderia la Juve. Lui sta quindi dicendo, potrebbe fargli gola, Barbara, se il Milan sì, comunque offre qualcosa di più. Ragazzi, ma è normale che tutto. Allora, lui ragiona sul fatto che Marotta, quando c'erano questi colpi da fare alla Juve, li faceva a marzo. Non a luglio, quel giocatore svincolato libero. Magari non l'ha fatto a marzo. Cosa ne sappiamo? Ma è da un po', sì, è da un po' che per quanto mi riguarda, sono talmente tranquilli. Ma se a marzo tu eri andato a Torino a chiedere informazioni, quelli gli ha risposto grazie, arrivederci. Ho perché capito. Perché abbiamo sgamato. Ma questo è vero. Abbiamo sgamato. Scusa, che hai scusami, Francesco. Intanto vai a proporre all'Inter. Ma io mi fido ciecamente della nostra dirigenza. Ma questo è un altro paio di maniche. Ma se per quanto mi riguarda, la tranquillità che traspare dalla dirigenza dell'Inter è la tranquillità di una società che ha lavorato bene e che sa che ti cosa sto ha portato dicendo avanti. Un'altra cosa, Mario, è il giocatore che al momento ha più appeal sul mercato italiano perché viene via zero dalla Juve dopo anni di vittorie, okay? Ma non in tanti se lo possono Marotta, permettere. Ad oggi che siamo a fine giugno ancora non l'ha preso. Ma chi l'ha come detto? Ma chi l'ha ma detto? Ma questo è quello che non diciamo, l'ha preso, ragazzi. Perché ha detto il mercato perché non è preso, non posso dire i nomi di chi dice allora le cose. Allora tu lo sai. A chi? Perché dopo non mi direbbe più mezz'ora. Allora tu lo sai ad che non l'hai preso. Ha firmato l'Inter. Io ero convinto che andasse l'Inter, lo sono tuttora. Però mi sorprende il fatto che sarà l'unico giocatore ad andare via a parametro zero a prendere meno soldi di quello che piava la Juve, intanto. E tra l'altro ci rimette anche la faccia, perché dovrà firmare a meno per la squadra che per i juventini è la peggiore. Ma io non ci vedo niente che no, io ci vedo faccia, che uno che due anni fa davanti al Duomo... Vabbè, però questa cosa succede. Ma scusami, ma rispetto di juventini è uno ma è uno che è stato offerto... Balla colossale. Ho capito, Fra, ascoltami un po' però. È uno che è stato offerto ai 4,20 per due anni di fila. D'Antun! Non era lui. Scusa, lo vendeva Antun al Manchester United. No, lo vendeva Antun al Manchester United. Lo vendeva la Juve al Manchester United. Non Antun. Antun lo proponeva all'Inter. Scusa, ma scusami. Due anni fa. Chi è che lo voleva sbolognare allo United per prendersi Lukaku? E allora, questo ti ho offerto a mezza Europa. Plusvalenza di 100 milioni. Lukaku in casa e il giocatore venduto. Non ha risposto a nessuno per 3 giorni. Ma chi se ne frega? Ma la Juve lo voleva vendere. Lascia per atteggiamenti. Certo, ma a 100 milioni. A 100 milioni più Lukaku non lo vendi. Scusa, Filippo. Certo. È uno che non ha sentito la fiducia della squadra, della società, scusami. O era uno che magari l'anno prima aveva rifiutato 9-2. Ma uno può rifiutare quello che vuole se non gli ma mi chiedeva 15. Mi sei messi? Facciamo una cosa. Io mi devo fermare. Dove c'erano altre cifre si parlava di è altro. È pazzesco, ragazzi, Mario, che fino a due anni fa Dybala era un perfetto pirla. Ma voi il contrario, ragazzi, ma per voi allora, il contrario. È una promessa, Stop! Aiutatemi voi amici da casa, aiutatemi. Io devo andare in pubblicità. Continuiamo, ci ha raggiunti anche Luciano Maggi. Buonasera, bentornato con noi. C'è il video dell'ora e mezza che abbiamo fatto, quindi facciamo vedere. No, ora gli raccontiamo quello che è successo. Ma secondo me non ha capito. Non mi domandate niente. No, fatelo spiegare a Francesco. Guarda, Francesco. Allora, in breve, Dybala non è più capace a giocare. L'Inter non lo riesce a comprare perché finirà al Milan. Luciano, poi è un giocatore che spegne il telefono. Quindi nel momento del contratto, io mi fido più di lui. Va bene, sentiamo. No, perché tiene la Juve, ecco Luciano, perché il concetto è molto semplice. Qua non è né stupido Marotta, anzi tutt'altro, né scarso Dybala. Il problema è che il procuratore che ha in mano Dybala, Antun, che ha solo Dybala, e facciamoci una domanda, ha creato casini da due anni a questa parte con tutti e con tutti. Con voi? Con noi, ecco, offrendosi poi a voi, chiedendo rinnovo a noi. Ma e adesso rifiutando giocatore delle cifre che erano assolutamente in linea con il mercato. Ha già capito tutto. Allora, dovete ripetere. Luciano, prego, a te la parola. Ci devi dire quello che sai. Dybala, dove va? Milano o Inter? O c'è una terza squadra? A Milano. A Milano, ok. Così, eh. Quindi casa la prende a Milano. Allora, guardate, il problema di Dybala è anche il procuratore, su questo non c'è dubbio. Ma poi soprattutto. Sapete perché? Si è presentato come procuratore o come aggiunto procuratore uno che conosco io, Pedranito. Beh, dopo quella presentazione lì è meglio non parlare di chi ha vicino Dybala e parlare del giocatore, perché lui non ha, è uno che si intromette in tutte le trattative praticamente, ma non ne comincia nessuna. Ah, ok. Questo è Pedralito, quindi è un problema questo qui del procuratore, è meglio sorvolare, perché Dybala evidentemente non ha saputo scegliersi i collaboratori giusti.
Questo è il primo punto. E il anche secondo, lì è un po' assurdo, però, il, che uno come Dybala non abbia potuto scegliere qualcun ma altro. Ma sai perché? Ti spiego il perché. Perché Dybala è venuto dal Palermo con Beppe Marotta, sì, no? Da Zamparini a Beppe Marotta, vista l'amicizia, ma anche la qualità del giocatore. E da lì praticamente ha avuto sempre come Angelo Custode Beppe Marotta. Tant'è che io stento a credere, e non mi permetto neppure di domandare a Marotta quello che fa, stento a credere che vada bene un'accoppiata attuale dell'Inter, Lautaro con Dybala. No, Lautaro con Coso, Lukaku. Io stento a crederlo questo, perché Lukaku è un bravo giocatore, se prende la palla per 40 metri, transita nell'area di rigore, non guarda nessuno, va in porta e magari fa un gol importante. Se però deve dialogare con i compagni non lo sa fare. Con Lautaro, sì, ha fatto 40 gol. Ma con Conte, col gioco di Conte. Ma era un gioco, ragazzi, capito, era, no, scusa, no, questo, no, scusa. Voi ma voi il calcio, Lautaro hanno giocato insieme, ha fatto 42 gol con un gioco, ascolta, diverso. Ti ma cambierebbe così tanto con Inzaghi? Mi permettete di dire, ma dico una parola e basta, perché tanto ve ne intendete più voi del calcio. No, beh, diciamo la nostra. No, il problema di fondo, sai qual è? Il problema di fondo, sai qual è? È che lì praticamente c'era un gioco essenzialmente diverso. Partiva da Hakimi, finiva Lukaku, 30 metri e gol. Certo. Questo è quello che è successo. Non era sempre così. Beh, più o meno. Fatto 100 gol, non sono andati tutti più così. Lautaro e Lukaku al limite dell'area allora di rigore. Guarda, allora interpella Tiziano. Ma io ho visto le partite, No, ma ti dirà che molti dei gol che ha fatto l'attacco del... dell'Inter non erano il gol dell'attacco dell'Inter, erano il gol dei centrocampisti e delle mezze punte. Quindi, 18, ma è un po' il calcio che è così, ma ho capito, ma se tu, ma io li ho visti giocare insieme e dialogavano molto bene anche quando diversi. Non c'era Hakimi. Comunque ascolta, Hakimi per i mesi non ha giocato, 18 marcatori poi, diversi. Ascolta, a quanto pare non c'è Hakimi, ci sarà Dumfries, ci sarà Bellanova, stessa tipologia di gioco. Sentite qua, ognuno la pensa come vuole. Io ritengo che non sia l'accoppiata giusta praticamente Lukaku e Lautaro, perché uno sa giocare a pallone e uno meno. Ed è quello che sa giocare meno è Lukaku. Con tutto questo praticamente è un attaccante apprezzabile, perché c'è un gioco tutto suo, diverso dagli altri. Per esempio, voi prendete un esempio tipico, Mappé è un giocatore che vi prende la palla per 40 metri, fa gol impossibili e Neymar e Messi guardano lui. Questo è quello che praticamente può succedere in una squadra di calcio. E io credo che non sia il gioco tipico di Simone Inzaghi. Ma questo può darsi. Io dico solo che, allora, se tu mi metti come variabile Inzaghi, che pensi non sia in grado di far giocare insieme i due al meglio, allora questo è un dubbio che possiamo porci. Se tu invece mi parli dei due che non si sposano bene, io li ho visti giocare insieme per un anno... E per un anno ha fatto gol, si trovavano insieme da Dio, erano affiatati. No, ma lì l'errore di fondo non è che si trovavano da Dio. No? Era un gioco diverso da quello di adesso. Ma quello di adesso è frutto dei calciatori di adesso. Verteva su un qualcosa che praticamente andava di conseguenza. Hakimi partiva sulla fascia, dava la palla a Lukaku, Lukaku partiva, non guardava i compagni, andava e faceva dei gol spettacolari. Sì, ma è assolutamente riproponibile quel tipo di gioco. Ma quale gioco? Inzaghi non ha fatto quel gioco perché non aveva i calciatori per poterlo fare, perché l'Inter nella ripartenza era una squadra normale. L'Inter, all'Inter è mancato una squadra normale, sì, ha segnato 84 gol, un altro modo, 27 con un altro, gol più della Juventus, sì, ma con un'altra metodologia gol di gioco. Milan, sai. Quello che sta dicendo, ad esempio, in questo caso quindi, è che l'Inter aveva un gioco prevedibile, che era palla da Hakimi, Lukaku salta l'uomo, scusa, se fosse stato prevedibile non segnavano tanti gol come hanno segnato. Perché Lukaku ha uno strapotere, si gira a prescindere e riesce a far gol a tu prescindere. Però hai avuto, ma l'Inter non aveva questi giocatori quest'anno. Tu però hai avuto un esempio tipico, se lo vuoi guardare, guardi il Chelsea.
dove si gioca a pallone, e Lukaku praticamente è dovuto ritornare nonostante 110 milioni. Ma io sono d'accordo. Però nel Chelsea è anche sì, vero. Per Chelsea, dai. Io ho parlato con l'allenatore, sì, ho parlato con 100.000 persone. Togli Lukaku, chi fa il gioco? Quando giocano, anche praticamente Werner fa fatica nel Chelsea come prima punta. Non c'è una vera prima punta nel Chelsea. Perché segnano gli esterni, non segna la prima punta. Probabilmente è Tuchel che non va d'accordo con le prime punte. Ma tu che non va d'accordo, va d'accordo con chi segna gol. Appunto, però vedi, comunque, fa gol. Io adesso non voglio permettermi di avanzare riserve su un giocatore che oltretutto è un bravo ragazzo, a me piace pure come ragazzo. Come giocatore mi piace un po' meno, perché non sa stoppare pure la palla, se vogliamo. Non è proprio sbagliato quello che sta dicendo, perché Lukaku sai che è gioia e dolori, ci ha fatto divertire tantissimo, ha fatto ma ne sbaglia anche alcuni che sono veramente inspiegabili. Ma infatti, allora, detto questo, praticamente può darsi pure che Simone Inzaghi sappia mettere insieme la coppia, io su questo non discuto. E secondo però me è una coppia, sarebbe stata meglio una coppia Dybala Lautaro che non Dybala su questo sono sicuro. Marcello, conoscendo le caratteristiche, sei d'accordo con conoscendo con le caratteristiche, non ho dubbi, perché la coppia, Lautaro di crea il pallone, di crea lo spazio per tirare. Ma no, ma quello che dice Luciano è, io lo aspettate condivido. Che non vi capisco, aspettate un secondo. Sicuramente Lukaku, poi che Simone Inzaghi li metta insieme bene, io sono contento per lui, per suo amico. Sentiamo anche Marcello. Io credo che sia stato fatto un bel servizio al Milan, se non prendono Dybala, perché al Milan può fare che è comodo, però ecco, fa più comodo a noi anche, allora vedi che c'è questa cosa che potrebbe andare al Milan. Riso, stavi dicendo Marcello, bastate, facciamo finire Marcello. Io dico che secondo me il ragionamento che fa Luciano non è sbagliato, cioè nel senso che nessuno qui sta criticando le qualità di Lukaku, però bisogna capire se si adatterà al gioco di Simone Inzaghi. Simone Inzaghi l'ho allenato una settimana, cos'era stato lo scorso luglio, si sono incrociati, l'ho allenato una settimana a Pinetina, poi se n'è andato al Chelsea, dove però tutti noi ci stupiamo del suo scarso rendimento. Perché ci stupiamo? Perché lui la Premier la conosceva bene, c'era stato con l'Everton, c'è stato con Manchester United, adesso ci tornava col Chelsea, una squadra tra l'altro piena di ottimi giocatori. Che lui non segni, che non abbia fatto una stagione ai suoi livelli come quelli che aveva espresso con l'Inter, ci siamo tutti un attimo stupiti. Il fatto che Tuchel, quando l'hanno messo sul mercato, abbia esultato, è stato contentissimo di liberarsene, ti lascia un attimo così, poi magari ritorna qua e fa 40 gol, per carità. Non dico questo, con Lautaro magari si trova meglio. Volevo sottoporvi un altro aspetto. Quando parlavamo in precedenza del fatto delle titubanze adesso di Dybala sul contratto, ma Dybala probabilmente si è fatto anche un altro ragionamento adesso. Dice: oh, qui quando mi avete contattato Lukaku non era ancora previsto, adesso l'avete preso. A Lukaku date 10 milioni più bonus, quindi anzi date 8 milioni, date 8 milioni di stipendio, e a me, perché io che ho vinto con la Juventus 5 scudetti, me ne date 6. Perché? Comunque era da contratto Lukaku, così comunque, la terza stagione doveva prendere 8 voglio, più bonus. Scusa, questo ma lui gli dice, io sono a signori zero, di una cosa. Io un giorno, perché tu mi dai meno di ho Lukaku? Dovuto io vendere Roberto Baggio perché secondo me voleva fare la mezza punta, stare dietro le punte, tirava sempre in porta e non faceva gioco. L'ho venduto ed era un campionissimo Roberto Baggio, e gli ho anche detto a Roberto Baggio: attenzione, se ti fanno giocare prima punta, tu segni un sacco di gol, diventi capocannoniere. È diventato col Brescia, se vi ricordate bene. Ecco, io parlo di questo, le caratteristiche non mi sembrano idonee dei due, poi dopo magari si affiatano, io non lo so, ma se mi dite in partenza come la penso io vi dico, non tengo conto di quello che ha fatto a Londra col Chelsea, tengo di conto delle caratteristiche che non si sposano esattamente con quelle di Lautaro. Io continuo a non essere d'accordo, perché ha già giocato insieme, ma non per altro, sai benissimo che quando parli tu ti ascolto sempre con molta attenzione, però io un anno li ho visti poi se tu mi parli Simone Inzaghi non so come reagirà con loro due, come li farà giocare, allora è un altro tipo di discorso, di un altro paio di maniche. Si divertirà, ma Filippo, loro due insieme hanno giocato un anno intero, perché il terzo era Sanchez che giocava e non giocava.
hanno giocato un anno intero, hanno fatto caterne di gol. Quanti gol Lautaro? A un altro caso di questi giorni, e sto parlando del contratto che tarda ad arrivare, finalmente, di Maldini. Era chi? Tutta Inter, di Maldini, veramente. Che non ha ancora rinnovato. Luciano, non ha ancora rinnovato Maldini. Sì, vabbè, ma qual questo, è il problema di base? Allora, il problema secondo me è che Elliot ha venduto per modo di dire. Questo è il primo problema. C'è ancora dentro, tra l'altro presta pure i soldi. Ma scadevano i termini, quindi ci sono dei motivi. Che poi invece Maldini sia sicuro di avere un contratto rifirmato assieme a Massara, su questo non c'è dubbio. Anzi, io ho detto a Maldini che forse aveva perso un'occasione più importante per non fare una dichiarazione del genere, perché il Milan non può prescindere da Maldini. Maldini è, volere o non volere, il dirigente che ha portato avanti una ciurma che all'inizio non era favorita per niente. E quindi anche il coordinarsi con Ibrahimovic e con Pioli, eccetera, è stata una cosa importantissima. Il Milan ha vinto il campionato e non è stata la squadra più forte. La squadra più forte era l'Inter. Però gli è mancato con una differenza di allenatori. Quando il Milan, quando l'Inter ha perso il derby con il Milan 3-1, 2-1, adesso non ricordo. 2-1, 2 gol di Giroud. Poi per un mese ha fatto pochissimi punti. Il Milan ha perso il derby 3-0 con l'Inter, di Coppa Italia o di campionato, non mi ricordo. Esatto, 5 partite alla fine li ha vinte tutte e 5. È andato a Milano quella settimana stessa a vincere contro la Lazio. Qui sta la differenza. 5 partite al termine, 5 sì. Vittorie dopo lo 0-3. Qui Tiziano sta proprio il termine per cui si può dire che l'Inter ha perso il campionato, e la differenza sapete chi l'ha fatta? L'entourage del Milan. Sì, però scusa, noi siamo in chiave polemica sul Milan, ci stiamo interrogando sul perché Maldini non firma, esatto. e stiamo facendo i complimenti al Milan perché ci ha battuto, cioè alla fine siamo sempre lì, Maldini non ha firmato, però il Milan ha vinto lo scudetto e l'Inter è stata più scarsa del Milan. E quindi parliamo Maldini un po' dei problemi in casa Milan, Maldini si merita quindi il rinnovo. Stai insabbiando, guarda che prende e taglia la corda, guarda. Per parlare dei problemi bisogna conoscerli, non fare l'interista contro il Milan. Parlami tu. Bisogna conoscere i problemi. Parlami tu che li conosci. Bisogna conoscere i problemi. Allora, altrimenti si sta zitti, soprattutto tu che lo capisci. Perché Maldini non ha ancora firmato? Perché Maldini non ha ancora firmato? Semplicissimo. Perché come mai prima del derby di Coppa Italia? Allora ascolti o no? Testa di cavolo, si parla solo dei centinaia di milioni di euro del Milan. Posso parlare con gli ignoranti di Maruto Colone? Sei ignorante in materia. Ho capito, ma perché prima del derby tutti a parlare di 300 milioni di euro da spendere per il mercato del Milan? Io non parlo. Ragazzi, non ci può avvicinare, ragazzi, cosa vi siete mangiati si agita, tutti? Si agita, io voglio capire cosa vi siete mangiati tutti questa sera. Io ti posso mangiati? Ti posso dire una cosa. Io credevo, essendo in tanti, di non dover parlare. Ragazzi, facciamo una cosa. Tanto che posso ho visto in settimana. Noi abbiamo poi dobbiamo parlare con Tiziano che arrivassi tu, perché sapevamo che poi Tiziano. Visto che adesso va di moda spararla grossa in giro, non qua, ma su altre reti ho visto delle robe in questi giorni pazzesche, tipo Neymar che torna, che va alla Juve, offerto con Ronaldo, su Barzelli, Neymar comunque potrebbe essere sul mercato. Parla grossa anche tu, di la verità su Leao, dai. Ma stiamo parlando di Maldini. Leao all'Inter? Io al contrario vostro, voi che siete ignoranti in materia. No, calma, che c'entro io. Al contrario di voi, sto parlando in generale, di non tutti, al contrario di te. Stai offendendo anche al voi. Contrario di voi, io sono un addetto ai lavori e come tale sono al corrente più di voi. E spiega. Con questo non ho certezze, perché quando io dico c'è una trattativa, non vuol dire che la trattativa verrà conclusa. C'è in essere una trattativa che potrebbe portare a certi sviluppi, punto. Dopodiché vedremo gli sviluppi. Per quanto riguarda il discorso firma o non firma, il problema è che non è ancora stato firmato il passaggio di proprietà da Red Bird a Elliot. Quindi di conseguenza tutto è bloccato proprio in funzione di quella firma che verrà
nei prossimi giorni.